Sale sul tetto di un capannone per protestare e avere risposte certe sul futuro della struttura. Alla fine viene ricevuto e ascoltato dal sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro. C'è la disponibilità da parte del sindaco di esaminare la possibilità di un rinvio dell'udienza per studiare un accordo transattivo alla questione. E naturalmente dovrà fare i suoi passi attraverso anche un atto amministrativo interno, che penso che sia una delibera di orientamento, di indirizzo della Giunta, per arrivare a chiedere un rinvio di questa udienza. Il tempo è tecnico perché possa poi intavolarsi una trattativa che poi si concretizzerà anche un atto transattivo tra la mia società e il Comune. Obiettivamente, in realtà, l'abuso è assolutamente sanabile, la doppia conformità è un abuso irrisibile, perché sostanzialmente vi vengo accusato di aver terminato, quindi una parte, la copertura del capannone, il tamponamento, oltre il tempo utile di validità del titolo, quindi sono soggetto a una sanzione, ma ho tutto il diritto, avendo la doppia conformità, di sanarlo. Quindi il fatto che il Comune si impossessi poi di un bene praticamente sanato è una cosa paradossale. Il Comune ha diritto, dopo un ordine di demolizione, ad acquisire un bene per ripristinare lo stato dei luoghi e demolire questo bene. In casi eccezionali utilizzarlo ad uso sociale. Qua arriviamo al paradosso che si trova, avrebbe acquisito un bene praticamente sanato, tolta a una ditta per poterlo poi utilizzare per fini propri. Sia, è lo stravolgimento del senso del concetto giuridico per cui è stata prevista la repressione dell'abuso tramite l'ordine di demolizione e l'acquisizione. Quindi ho ritenuto che stavo subendo una violenza assurda come imprenditore, perché pur avendo un diritto sancito di sanare un abuso, avendo tutti i requisiti per poterlo sanare, avendo la doppia conformità, l'intervento non mi è stato, attraverso una serie di cavillosi giuridici, sentenze, ordinanze e quant'altro, non mi è stato mai dato la possibilità. Io ho presentato innumerevoli istanze di sanatoria, sono disposto a pagare qualsiasi somma evidente per sanare questa storia. Se devo pagare di più, oltre quello che è dovuto come ammenda e doppio degli oneri, sono disposto, gli ho detto al sindaco, sono disposto a farmi carico di pagare quello che devo pagare, ma per favore non toglietemi quello che è il frutto di una vita di lavoro e di sacrifici per quello che ho fatto. Tutto lì.